One Podcast. Se le cose vanno come previsto, oggi alla Camera ci sarà il primo faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. I due si sono attaccati molto a distanza. Per la verità, è stata soprattutto la Premier ad attaccare il suo predecessore, leader del Movimento 5 Stelle e bersaglio polemico preferito dei suoi discorsi in Parlamento. Io sono Annalisa Cuzzocrea e il 22 marzo 2023 questo è Daytime della Stampa. Ancora ieri, alla fine della replica al Senato, anche se Conte non era presente, a parlare era stato un parlamentare semplice del Movimento, Ettore Licheri, la Presidente del Consiglio, che aveva fatto le sue comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo di domani e che sullo stesso tema interverrà oggi alla Camera, se l'è presa col leader dei 5 Stelle. Ho sentito dire che io andrei in Europa a prendere ordini. Guardi, questo lo vedranno i fatti, però una cosa gliela dico. Non mi vedrà mai, perché io preferisco piuttosto dimettermi, presentarmi al cospetto di un mio omologo europeo con i toni con i quali Giuseppe Conte andò al cospetto di Angela Merkel a dirle che il Movimento 5 Stelle erano ragazzi che avevano paura di scendere nei consensi, ma alla fine avrebbero fatto quello che loro chiedevano. Preferisco dimettermi che rappresentare una nazione del genere. Grazie. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono molto spaventati dall'impatto della guerra sull'opinione pubblica. Soffrono su questo i distinguo della Lega, che ancora ieri in aula ha fatto dire al suo capogruppo Romeo cose come questa. Davvero qualcuno pensa di sconfiggere militarmente la Russia? La storia dovrebbe insegnare qualcosa e chi dimentica la storia è condannato a ripeterla. E così, non potendo prendere di petto i suoi alleati e non sapendo ancora bene come colpire la neosegretaria PD Elly Schlein, la scelta di Meloni sembra essere quella di delegittimare al massimo chi, come il Movimento 5 Stelle, esprime sulla guerra in Ucraina la posizione più critica. L'altro punto debole del governo nei confronti dell'Unione Pubblica è però la tragedia di Cutro, 88 morti, di cui 35 minori, a pochi metri dalle nostre coste, senza che siano arrivate spiegazioni sul mancato soccorso. Anche su questo, Meloni, nella replica, rivolgendosi alla senatrice PD Roic, perde la pazienza. Lei mi conferma che voi avete stabilito un colpevole senza avere le prove. Perché non esistono prove che il governo italiano potesse fare di più. Lo avrebbe fatto come lo fa ogni giorno, con una media di 2-3 mila persone al giorno che noi salviamo. Io sono una madre, collega, sono una madre. Per cui vi prego, cerchiamo di mantenere quello che dicevo in apertura, cerchiamo di mantenere i toni, diciamo, del dibattito. Tutto il discorso è stato volto a dire che non bisogna più fare domande su Cutro, perché così si danneggia il paese, si manca di rispetto alla Guardia Costiera, si indebolisce la posizione negoziale dell'Italia nell'Unione Europea. Un assunto dal quale perfino Carlo Calenda, che ieri ha votato insieme al suo gruppo al Senato la risoluzione della maggioranza nella parte che riguardava l'Ucraina, ha dovuto prendere le distanze dicendo questo. Mettere l'ONG in condizione di operare con meno efficacia è una decisione assurda. Così come sostenere che quanto accaduto a Cutro è frutto di una pura casualità, che tutto ha funzionato come doveva. Gentile Presidente, se 88 persone muoiono a 40 metri dalle nostre coste, nulla ha funzionato come doveva. Ammetterlo è doveroso, signora Presidente, tanto quanto evitare di insinuare che il governo abbia deliberatamente fatto affogare uomini, donne e bambini. C'è una via di mezzo in cui si può dire qualcosa non ha funzionato, faccio una bella indagine interna, cerco di capire come migliorare i processi. Quando però ogni domanda diventa ingiustificabile attacco, quando manca anche solo la volontà di ascoltare, è davvero tutto inutile, lo sarà purtroppo, c'è da scommetterci, anche il dibattito di stamattina. Tanto sull'immigrazione che sulla guerra, ognuno va per la sua strada e nessuno ha davvero voglia di sentire l'altro.